Sono giovanissime ed agguerrite le atlete della pallamano bresciana presentate ufficialmente alla città questo martedì presso Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia. Obiettivo dichiarato della stagione: mantenere il terzo posto in classifica di A2 conquistato lo scorso anno. Siamo orgogliosi, noi abbiamo due ragazze nella nazionale Under 18, siamo una società nata nel 2010, vuol dire che i nostri investimenti che abbiamo fatto e stiamo facendo tuttora sono a buon fine, abbiamo dei buoni allenatori e questo qua è una garanzia per una società, perché se ho degli investimenti da fare sicuramente li faccio in un settore giovanile, non vado a spendere 15-16 mila euro di una straniera, perché sarebbe assurdo in questi momenti difficili. Perciò il vantaggio che noi abbiamo e anche la preoccupazione è di portare avanti un settore giovanile con tutte le preoccupazioni, i grattacapi che ci possono dare. Siamo presenti nelle scuole, siamo presenti a Roncadelle, a Castrezzato, come palazzetto dello sport, tutto per incrementare la pallamano. Rinnovata la rosa quest'anno dopo l'uscita di Carla Antonelli e Francesca Vitali, la pallamano Brescia Leonessa si è arricchita di nuove leve cresciute nel settore giovanile, vero punto di forza della compagine bresciana. Confermato anche quest'anno l'allenatore Emilio Della Garza ed il vice Akad Anghessan. La pallamano Leonessa quest'anno si è ringiovanita ancora di più rispetto all'anno scorso. Due ragazze, la Carla Antonelli e la Francesca Vitali, hanno abbandonato per problemi personali e sono rientrate ufficialmente in rosa Martina Pasetti e Claudia Frassine, oltre comunque tutto il gruppo dell'Under 16. Inoltre anche quest'anno la pallamano Leonessa ha rinnovato l'amicizia con il centro bresciano Down. Primo appuntamento di campionato il prossimo 12 ottobre a Mezzocorona, prima partita in casa invece sabato 19 contro il Taufers.